Allora, Di Lauro. Io vi ho portato un po' di tango argentino, questi ragazzi... A Potenza, Matera. A Matera, sì, nei sassi di Matera, questi ragazzi giocano con il tango di Astor Piazzolla, lo fanno da qualche anno e hanno ottenuto anche dei bei risultati, si sono affermati nel festival che a Castelfidardo è dedicato proprio ad Astor Piazzolla, poi ce lo diranno loro stessi. Beh, giusto, dunque, dove poteva tenersi un festival dedicato ad Astor Piazzolla se non a Castelfidardo, anche se... Castelfidardo è famoso ovviamente per la fisarmonica e non per il bandoneon. Esatto. Sì, ci sono questi posti mitici, l'Ocarina a Budrio, la fisarmonica a Castelfidardo, cioè non ci si può prescindere. Non si può sbagliare. Non si può sbagliare. E allora, dunque, un tango, come possiamo definirlo, lucano? Ma un tango lucano, però a metà strada fra il tango e il jazz, perché questi sono musicisti che hanno diverse estrazioni. Ci sono dei jazzisti puri, ci sono musicisti che hanno studiato in conservatorio musica classica, per cui c'è un bel miscuglio di ritmi e di sonorità. E poi, rispetto a quello che è lo studio che ha fatto Astor Piazzolla sul tango... Ferretti, insomma, se la ricorda, che un tango lucano mi è partita subito. È Milva. Milva, un tango italiano. È un tango lucano... Viene male, tango. Insomma, un po' corta, però insomma c'è un'assonanza. Dunque, strano il nome, dunque gli Alma Danzante... Io conosco gli Alma Megretta, conosciamo pure Alma Grandina, che è amica nostra, però gli Alma Danzante... Alma Danzante gli hanno messo un po' di ritmo a questo tango, anche se loro partono un po' in sordina con una milonga che è questo ritmo argentino-sudamericano molto lento, sì, sì. Però poi si sono È verde divertiti. Anche questa di milonga come quella di Paolo Conte? No, non tanto. Non Io tanto. Vedo la Morgan Basita. No, volevo sapere se era molto milonga o no. No, cioè, non molto. È la milonga. È la milonga. Milonga. La sineddoche della milonga. Allora, Luigi, li vediamo all'opera? Sì, vediamoli all'opera, poi magari ne parliamo un po'. L'Alma Danzante Jazz Sextet è nata nel 1997 da una mia idea. Ho pensato infatti di mettere su un gruppo contattando innanzitutto il mio amico batterista Tonino D'Ambrosio, con il quale già suonavo, e altri musicisti di estrazione sia jazzistica che classica, ed è nato così un gruppo abbastanza eterogeneo. Siamo incontrati tutti i musicisti e abbiamo pensato di utilizzare le musiche di Astor Piazzolla, ma non nella maniera solita. Quindi abbiamo pensato di rivisitarle in chiave jazzistica e in questo ci ha aiutato il nostro arrangiatore, che è Giacomo Eramo. In questi 4 anni abbiamo avuto un'attività concertistica notevole, abbiamo partecipato fra l'altro a 2 festival internazionali di jazz, il Festival Jazziamoci di Matera e il Festival Jazz e Altro di Bari, e forse però la più grande soddisfazione è stata quella di vincere il primo premio assoluto a concorso internazionale Astor Piazzolla di Castelfidardo, che è stato nell'ottobre del 99. Per quanto riguarda il futuro, stiamo per registrare il nostro repertorio per un CD che uscirà tra qualche mese, prodotto dall'etichetta Onyx dell'Onyx Jazz Club di Matera. Quindi speriamo di vendere un bel po' di copie, almeno 6, visto che noi siamo 6, sono sicure. Thank you.
Broccoli è incredibile, come l'altra sera quando ha scoperto il risotto alla milanese. Era jazz, Broccoli. Stavo dicendo, bello, però le piaceva. Sì, mi piace perché innanzitutto... Vabbè, delle ramificazioni del jazz italiano. Sì, innanzitutto c'è da dire che questo è proprio tipico luna italiana, cioè siamo andati a cercare quello che le regioni danno. Secondo, jazz, Ferretti, fino a un certo punto, sì, perché c'è una melodia. Ogni tanto sì. Ma guardi che nel jazz la melodia c'è, eh? Sì, sotto, è nascosta, è un po' come ma a volte nemmeno tanto sotto. L'esperimento interessante mi sembra quello che ricordavano loro alla fine, cioè questa produzione del CD che è fatto interamente da noi in Basilicata, e questi ragazzi dell'Onyx Jazz Club, un'associazione culturale, si sono inventati l'azionariato popolare per la produzione dei compact disc. 50.000 lire all'anno per produrre un compact, a fine anno ne arrivano due copie a casa e tutti hanno il loro nome impresso sulla copertina del CD. Tutti hanno partecipato bella alla iniziativa. Realizzazione. Broccoli, che poi la sua citazione di Milva era giustissima, perché visti i rapporti di lavoro di Milva con Astor Piazzolla. Sì, come no, ci mancherebbe. Non... Grazie, bella scoperta, Luigi. È come la Sineddo che Ferretti. Sì, come la Sineddo. Adesso fra un momento andiamo invece a Bari, da Vito Giannulli.